mattina l'aria nolana sul fronte dei Reggi Lagni e sulle Fugne. Che abbiamo deciso nella riunione lavori pubblici? Allora, la politica. La politica innanzitutto è evitare tutta questa confusione di incertezze e di conoscenze, perché il cittadino, sai quando si arrabbia? Si arrabbia quando non comprende chi è il responsabile, quali sono i termini della questione e quando si risolverà il problema. Questa mattina, finalmente, in modo chiaro e definitivo, con la presidenza della commissione, con tutti quelli che sono i soggetti, dall'autorità di bacino, dagli enti ambiti, da capire che i temi vanno affrontati in modo complessivo e vanno visti dove c'è l'emergenza e dove c'è un progetto generale su lunghi tempi, perché l'emergenza e la risoluzione non risolve il problema negli anni. Noi abbiamo un territorio che i Reggi Lagni, e qui sarà il tecnico che chiarirà bene un po' tutta la problematica, pur una volta puliti, poi si sedimentano per una questione di dislivelli e di una questione idrologica. Quindi a questo punto abbiamo l'unica cosa che chiediamo alla Commissione, quindi al Governo, che questo territorio avvenga temporaneamente e tempestivamente, sempre la prevenzione, e si agisce per prevenzione, non per emergenza. E si è chiarito l'aspetto delle fogne, della fognatura di San Gennaro, ed è un problema che sarà messo, ed è stato un impegno della Commissione del Governo regionale a metterlo nei prossimi sei mesi in un finanziamento definitivo di una problematica della fognatura di San Gennaro, che diventa proprio un alveo a cielo aperto. E abbiamo chiarito la riunione che sarà fatta sul dissesto idrogeologico dei Reggi Lagni con l'assessore Bonavitacolo e con tutti i tecnici. Onorevole Saiello, è soddisfatto stamattina della riunione? Soddisfatto no, abbiamo evidenziato l'assenza comunque del governo regionale, almeno in questo primo tavolo, e ovviamente questo è un inizio di un percorso che ovviamente deve vedere assolutamente la presenza anche dell'assessore. Sono emerse, diciamo, una serie di cose su cui bisogna fare chiarezza, ma assolutamente sono anche emersi problemi legati al fatto che non c'è una pianificazione, che non c'è una programmazione, mancano i fondi appostati su taluni interventi. Insomma, al di là, diciamo, di tutte le parti che sono coinvolte nella manutenzione, che ovviamente deve essere ordinaria, e se non c'è stata, diciamo, in questi anni, bisogna capire perché non c'è stata e cosa ha in mente di fare il governo regionale per uscire da questa, diciamo, da questa impasse durata anni, anche perché ecco, il presidente De Luca in questi giorni, in maniera anomala, ha evocato addirittura i morti, ricordando una, diciamo, l'intervento che il governo centrale sta facendo su Ischia, parlando in maniera impropria di sanatoria, perché non è una sanatoria, e evocando morti. In questo caso qua, gli alvei, i canali, la manutenzione di quegli alvei, di quei canali che spesso passano anche a ridosso di case, è fondamentale per prevenire danni e per prevenire qualsiasi tipo di cose che può incidere sulla cittadinanza. Quindi la messa in sicurezza è un qualcosa di fondamentale, e quindi questo governo deve venire a questi tavoli. Oggi è stato un inizio, dicevo, e abbiamo chiesto al Presidente, che ha accolto, diciamo, da parte di tutti, l'invito a proseguire su questa strada e a capire pure se i soldi ci stanno. Direttore generale del Consorzio di Bonifica Abate, molto spesso sotto accusa, cioè tra virgolette, cosa dice, perché, cosa sta facendo il Consorzio? Io innanzitutto rispondo alla domanda che lei ha fatto all'onorevole Saulillo. Lei gli ha chiesto, sai, io lo, se è soddisfatto? Ha soddisfatto? Sì, sono soddisfatto della riunione, perché abbiamo avuto modo, la possibilità di rappresentare quale è il ruolo del consorzio fondamentale per la difesa idraulica di questo territorio.
ci siamo stati presenti come soggetto propositivo, in quanto abbiamo le competenze, abbiamo il ruolo, i compiti assegnatici dalla legge per intervenire nella problematica del dissesto idrogeologico. Abbiamo rappresentato a questo tavolo istituzionale, abbiamo rappresentato non solo la nostra disponibilità, ma anche la nostra disponibilità di progetti che aspettano solo di essere finanziati, progetti esecutivi non solo sull'alveo dei Camaldoli, ma anche, come ha spiegato bene l'ingegnere Mastracchio, sui Reggilagni, che sono i due corsi artificiali che sono stati oggetto nei giorni scorsi di straripamenti che hanno causato moltissimi danni al territorio. Noi ci proponiamo come difensori del territorio. Grazie. Ingegnere Mastracchio, andando più nello specifico, Nola, esondazioni, alvei, che si può fare per eliminare? Guardi, il territorio di Nola è un territorio, come tutti i territori che stanno adiacenti al Comune di Nola, è un territorio che ha bisogno di molte cure, perché si trova in una situazione idrogeologica delicata. Purtroppo il Nola nasce a cavallo di un canale, il canale di 15. Nel tratto urbano il canale è stato tombato per evidenti necessità della città. Ormai, come è noto, la stampa e la televisione ormai dichiara in maniera evidente che dove ci sono tratti tombati i canali esondano. Esondano non solo quando ci sono degli eventi intensi, meteorici intensi, ma anche adesso ormai con eventi meteorici meno intensi. Quindi questo è un territorio che ha bisogno di cura. Per cura vuol dire manutenere il territorio. Manutenere il territorio per il consorzio vuol dire anche avere le risorse per poter intervenire. Oggi purtroppo, come succede nei comuni del Nolano, gli interventi di manutenzione ordinaria possono non essere sufficienti a eliminare i problemi di allagamento, ma servono degli interventi strutturali, servono interventi di adeguamento delle canalizzazioni. Ecco perché il consorzio si è occupato, d'intesa con l'autorità di bacino, oggi autorità di distretto, di effettuare tutte le procedure affinché possano essere finanziati le attività di progettazione, di adeguamento degli canali affluenti e del canale Reggilani. Rione Poverelli e Cimitero a Nola, in modo specifico. Guardi, il Rione qualcosa? Poverello, diciamo sì, il canale 15 lì fiancheggia la Circumvesuviana. A valle del cimitero c'è un ponte molto stretto, più avanti ancora una fogna del un ponte molto stretto autorizzato dalla regione per la costruzione. Si tratta almeno di un ponte che riguarda 30 anni fa. Probabilmente ci sia stato un aumento di concessione edilizio o di abusivismo. Allora, io non conosco il territorio, lì non conosco adeguatamente il territorio, sicuramente le portate che devono defluire in quel canale oggi sono elevate, il canale non è più sufficiente a poter smaltire quelle portate. Purtroppo questa è una cosa con la quale dobbiamo fare i conti, con le aree impermeabili, i centri urbani purtroppo creano acqua. Una cosa è che un secchio d'acqua finisce su di un terreno, un'altra cosa che finisce sull'asfalto, tutto è l'evidenza. Se arriva sull'asfalto, quel secchio arriva per il 95% nel canale. Ecco il motivo per cui questi canali oggi non sono più adeguati, ecco perché lì abbiamo bisogno di interventi strutturali, ed è questo il motivo per cui il consorzio, in tempi non sospetti, 5 anni fa partecipò al bando della Regione Campania per poter accedere a fondi di progettazione. Se non si fa una progettazione articolata e coordinata in quel territorio, non si può andare da nessuna parte. E dalla commissione, cioè, è contento di quello che è stato detto? Oggi abbiamo avuto modo di far capire alla commissione che della manutenzione ordinaria non se ne occupa la regione, ma se ne occupano i contribuenti. E fra i contribuenti ci sono i comuni, i quali purtroppo oggi
per questioni evidenti di bilancio non riescono ad pagare anche il consorzio. Naturalmente questo comporta, diciamo così, un problema per noi, che non possiamo fare interventi di manutenzione perché non possiamo fare appalti senza avere le provviste economiche, e d'altronde il comune richiede che siano fatti gli interventi. Allora noi diciamo ai comuni che oggi si trovano a essere ci incontriamo in commissione tributaria o in tribunale per difendere i nostri diritti, sediamoci intorno a un tavolo, proviamo a convenzionare degli interventi sulla base delle indicazioni del comune, ma saranno solo interventi di manutenzione ordinaria, ben altro servirà, però almeno potremo sbloccare una situazione di interventi sul territorio e potremo dare anche evidenza alla cittadinanza che è opportuno effettuare almeno questi interventi di manutenzione. E cosa pensa di quello che ha detto il direttore Belgiorno? Con l'ingegnere Belgiorno e il professore Belgiorno noi abbiamo già interloquito, perché abbiamo affrontato il problema del servizio reintegrato. Il servizio reintegrato, per come è a livello, come è strutturato nella tariffa, non contiene i costi riferiti al territorio, quelli che lui ha chiamato costi del territorio, che sarebbero i costi di pulizia dei canali. Cioè in effetti il sistema idrico integrato si interfaccia con i sistemi di canali, non prevedendo nel costo, se non il costo dello scarico, che per legge viene attribuito ai comuni. Il sistema di integrato si dovrà far carico invece dello scarico delle acque depurate, cioè quelle che passano dal depuratore. Il consorzio ormai sono 7 anni che ha avviato l'attività di censimento, l'attività di rendicontazione, l'attività di richiesta dei soldi che servono per fare questi interventi. Non è ancora il tempo, non è ancora maturo. Lui ha detto che in 6 mesi farà... Ma è sulle acque nere. Sulle acque nere. Sul riordino delle acque nere, cioè... Uno dei grandi problemi che noi abbiamo è che nei canali di bonifica non possono arrivare acque non depurate, devono arrivare acque depurate. Questa è la sua preoccupazione. Ah,